Andrea Gianni, dopo una settimana di pausa riparte il campionato, ultime due giornate di regular season, partite importantissime. Arriva Monza e Modena arriva senza Ervin Gapet. Partiamo da qui, che tipo di partita sarà? Beh, è una partita importante per la nostra classifica, è una partita importante perché di fronte abbiamo una squadra molto competitiva ed è una partita importante perché giochiamo senza Ervin, quindi sarà la prima partita per Thomas da titolare ed è un banco di prova, cioè nel senso che testiamo la squadra senza Ervin, quindi con mille punti interrogativi. Però abbiamo visto tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, non ci poniamo limiti in questa partita, nel senso che dobbiamo trovare sempre un modo di risolvere tutte le magagne che avremo durante la partita. Secondo posto da difendere, dopo ci sarà lo scontro diretto a Trento, insomma è un secondo posto che può cambiare anche tanto, perché in questo momento l'accoppiamento 3-6 sarebbe con Piacenza, in questo momento forse la squadra più in forma del campionato. Sì, vogliamo, proprio visto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, non è tanto legato per l'abbinamento del playoff, ma perché è una, arrivare secondi sarebbe veramente il culmine di un percorso, no, di questa stagione dove abbiamo fatto molto bene, e queste due partite sono due finali per noi, perché voler mantenere questo posto è tanta roba per questa squadra e per certi giocatori. In questo momento ci sono inevitabilmente anche tante voci di mercato, giocatori che sono dati in arrivo a Modena, giocatori che sono andati in partenza, il grande punto interrogativo è di Ervin Gapet. Insomma, come si vive questa condizione? Naturalmente tu sei non solo un allenatore esperto, ma un giocatore che ne ha viste di tutti i colori. Insomma, come si vivono questi momenti con giocatori che andranno via, giocatori che arriveranno? E giocatori ancora in bilico. Ma intanto nello sport si vive il presente, quindi vale per me, vale per la società, vale per i giocatori, noi viviamo questo momento. Poi ho parlato un pochino di tempo fa con la squadra, perché il mercato fa parte di quello che facciamo, fa parte della nostra vita, però non deve minimamente influenzare quello che facciamo ogni giorno nel quotidiano, per giocatori che rimangono, per giocatori che andranno via. Noi da questa stagione ci portiamo tante cose positive, no? E sarebbe secondo me un peccato non dargli valore, quindi ogni giocatore, ogni persona che fa parte di questo staff e della nostra società è veramente molto focalizzato sul presente e questo mi fa molto piacere, perché condividiamo tanto di questa stagione che è frutto di tanto lavoro, di sacrifici da parte di tutti e tutti vogliono continuare questo percorso. Poi finita la stagione, dopo come sempre giocatori, allenatori, società, insomma fanno, no, il proprio percorso. Però ripeto, ribadisco il concetto che è il presente importante. Se posso chiederti, prima Monza, poi mercoledì con Bergamo, poi si va a Trento, insomma come si preparano tre partite così importanti nel giro di 7 giorni? Ma c'è una condizione fisica, abbiamo fatto secondo me 2 settimane di un bel lavoro fisico. C'è una condizione secondo me tecnica e anche qui queste partite verificano, no, la condizione tecnica individuale e come sta anche la squadra. Sono partite, come ho detto prima, sono delle finali e quindi ogni partita avrà la propria storia e dobbiamo essere bravi tra una partita e l'altra, ricaricare le batterie e pensare, non pensare al risultato che abbiamo fatto nella partita precedente, ma focalizzarsi su quella partita lì. Quindi sono 3 partite sicuramente importanti e decisive, però le viviamo partita dopo partita.